Terzo video dedicato al plugin di Ignazio Scimone per la gestione delle circolari e l'apposizione della firma online per presa visione delle circolari. E qui vedremo quali sono le operazioni che devono effettuare gli utenti nel momento in cui vengono avvisati della disponibilità della circolare sul sito. Preliminarmente voglio precisare che anziché far accedere gli utenti attraverso un'autenticazione classica con il pulsante login, ho installato il plugin WordPress Login Box e inserito il widget nella barra laterale sinistra per facilitare le operazioni degli utenti che non hanno mai operato all'interno di un pannello di amministrazione. Infatti, questo plugin ci consente. Andiamo all'autenticazione. Una volta autenticati, di lasciarle nell'home page del sito e fargli comparire gli avvisi necessari per le operazioni che deve effettuare. Nella barra superiore vedete c'è l'avviso, il pulsantino rosso con il numero delle circolari da firmare e giù, sopra il box di autenticazione, c'è il collegamento per la firma delle circolari con il pulsantino rosso. Nel caso in cui l'utente si colleghi e non ci dovessero essere circolari da firmare, il pulsantino, l'avviso, diventa verde con la comunicazione non ci sono circolari da firmare. L'utente dovrà cliccare sul collegamento, verrà portato nel pannello di amministrazione proprio nella parte che riguarda le circolari, attiverà il collegamento posto sul titolo della circolare e potrà leggere o rileggere, se l'ha già vista con la newsletter, tornare alla firma e quindi andare a firmare. Trattandosi di una simulazione di circolare sindacale, l'utente dovrà comunicare se aderisce allo sciopero, se non aderisce allo sciopero, oppure dà semplicemente alla presa visione. Apporrà quindi la firma, compare l'avviso con il quale si chiede se è sicuro dei dati che ha inserito, va sull'ok e adesso compare la comunicazione dell'anno, del mese, del giorno e dell'ora in cui ha apposto la firma. Ripetiamo adesso l'operazione con un'utenza da amministratore. Vorrei precisare che il plugin WordPress Login Box necessita di una piccolissima correzione nel codice per poter essere validato da W3C. Come vediamo adesso, infatti, abbiamo la validazione sia da W3C oppure anche dall'altro validatore di Firefox. Torniamo all'home page, entriamo come amministratori. Eccoci qua, vediamo l'avviso della circolare da firmare, questa volta utilizziamo questo pulsantino, al solito vediamo la circolare, il suo contenuto, torniamo alla firma e diciamo no, firmiamo il solito avviso. Ecco qua, questi sono i dati della firma. Vediamo l'amministratore, quali sono i dati di cui può entrare in possesso. Questa è la circolare e abbiamo le adesioni. Ecco qua, la prima firma apposta era quella per presa visione con i dati relativi al momento in cui ha rilasciato la firma, la seconda la risposta era no, analogamente con i dati.
Il lavoro è finito. Voglio però farvi vedere una cosa. Questa è la pagina della gestione della circolare. Ne abbiamo parlato nel primo video. Qui compaiono tutte le circolari che vengono pubblicate sia come post, eccole qua, e questa invece è la circolare che è stata editata con il plugin di Ignazio. Vedete la differenza che c'è. L'indicazione del plugin delle circolari e con l'indicazione dei destinatari che è la redazione. In questa pagina appare anche l'altro widget correlato al plugin della gestione delle circolari, che è l'archivio delle circolari pubblicate che sono messe a disposizione in questa pagina. Abbiamo finito, grazie, arrivederci.